mangiarla o non mangiarla. Oh, patatine, schifezze. Dovrei smetterla con le schifezze. Ciao miei youtuberini preferiti! A parte la deficienza rara della sottoscritta che si è dimenticata di girare il video che vi avevo promesso, adesso ci sto già provvedendo. Non è italiano, ma non importa, voi dovete avere pazienza con me. Oltre alla mia dislessia latente c'è anche la carenza di vocaboli in qualsiasi lingua si voglia parlare. Studiare all'estero fa questi effetti. In ogni caso, siccome era da un po' che non ne facevo, direi che è giunta finalmente l'ora di fare questo benedetto fail. E siccome tanti mi hanno chiesto: ma perché non ti piacciono i classici degli anni 2000? No, non hai mai visto questo o quell'altro. Ascolta, parliamone, ma secondo te come mai la Disney è così in crisi negli ultimi anni? Domande che ho un po' scimmiottato, non è per prendermi in giro, ma era giusto per prendere in giro me stessa. E visto che queste domande sono risultate parecchio frequenti, ho deciso di radunarle in questo magnifico video. Gli anni d'oro. E poi... Allora, gli anni d'oro non c'entrano assolutamente nulla con gli 883, Max Pesali o quello che... Gli anni d'oro del... Detto che non c'entrano nulla con... Sta zitta, allora! C'entrano ovviamente con il cosiddetto decennio d'oro, quello che è intercorso tra la fine degli anni 80 e la fine degli anni 90, per la Disney, per i classici soprattutto, ma non solo. C'è stato un evidente calo di attenzione nei confronti della Disney nel corso degli anni 2000, che si è un po' ripreso soltanto con gli ultimi classici. Perché questo? Di sicuro i fattori non sono univoci, non sono mai univoci i problemi. Possono essere motivazioni economiche, di marketing, oppure di concorrenza, oppure di tante altre cose che pian piano vedremo. Cosa è successo innanzitutto durante gli anni d'oro? La Walt Disney Animation Studios aveva decisamente pochi concorrenti all'epoca del decennio d'oro e oltretutto produceva dei classici che andavano bene un po' per tutta la famiglia e stabilivano più o meno da sé lo standard dell'animazione dell'epoca, come avevano fatto da un sacco di anni. Erano l'unica casa effettivamente di produzione che dava soprattutto dei lungometraggi animati, che non bisogna scordarsi di altre case di produzione di cartoni tipo la Warner Bros. Oppure le case di animazione giapponesi e via dicendo, però quelle erano prevalentemente orientate alla serializzazione, cosa che la Disney ha fatto solo in parte e tra l'altro solo con alcuni successi degli anni 90 e poi anche degli anni 2000. Quindi, nonostante ci siano state anche degli altri esempi di animazione lungometraggio, tipo i cartoni di Don Bluth, oppure alcuni cartoni della Universal Animation, o della Columbia, o appunto della Warner Bros., vedi uno dei più famosi, che probabilmente è l'unico veramente portante degli anni 90, Space Jam, meraviglioso tra l'altro. A parte questi casi, non dico isolati, però comunque abbastanza a sé stanti, la Walt Disney Animation, secondo me, e questa è tutta un'opinione personale, deteneva una sorta di primato non battibile. Certo, a partire dagli anni 80 c'era iniziata a introdurre nel mercato anche la Pixar, che all'epoca era una casa di produzione differente, ricordo. Tra l'altro tra Disney e Pixar c'è stata non dico un'inimicizia, però ci sono stati degli scontri frequenti, anche a volte in tribunale, e per una dozzina d'anni buona, fino a che non si è avuta la fusione negli anni 2000. La concorrenza della Pixar si è fatta più forte man mano che gli anni 90 andavano avanti. Alla fine degli anni 90, con alcuni lungometraggi, soprattutto in animazione CGI, ovvero di grafica comunque computerizzata, si è assestata sul mercato e comunque come prodotto molto gradito anche dal pubblico assieme alla Disney. E nello stesso tempo anche la DreamWorks ha cominciato a produrre regolarmente dei lungometraggi di animazione sempre in tecniche
appunto computerizzate, non tanto più classiche. La tecnica classica stava man mano lasciando il passo a quella che adesso è un po' più diffusa di quelle in 2D, ovvero quella un po' più con più di spessore, a computer, animazione e non più in stop motion come potevano essere i primi prodotti, diciamo, comunque computerizzati o alla Tim Burton per farsi capire. E quindi la Walt Disney si è trovata per la prima volta davanti dei concorrenti assolutamente validi e che alla gente piacevano. Per fare alcuni esempi molto molto blandi, citiamo alcuni lungometraggi d'animazione computerizzata della DreamWorks, tipo Madagascar, Shrek, che sono comunque delle serie che sono andate avanti per un pezzo e che anche adesso stanno andando avanti. Oppure altre serie di altre case d'animazione, tipo L'Era Glaciale, e anche quella sta continuando ad andare avanti. Kung Fu Panda, potremmo metterne di tutti i colori, veramente. E senza scordare poi ovviamente i lavori Pixar, che però si è fusa poi con la Disney, quindi è riuscita a riequilibrare un attimo i giochi. Mi raccomando, comunque si continua a fare distinzioni tra Disney e Disney Pixar, per favore. Pixar non rientrano nei classici di animazione Disney. Questo è un punto fermo che alla gente a quanto pare non è ancora tanto chiaro. In ogni caso, la crescente concorrenza di sicuro è stata una motivazione di crisi per gli Walt Disney Animation Studios, che da questo punto di vista non hanno più visto tutto quel ritorno economico che c'era stato fino ad allora. In più, hanno voluto puntare sia sulla produzione di alcuni lungometraggi di animazione nuovi, come possono essere a partire fin da Dinosauri, che secondo me comunque a me personalmente non piace, però da un certo punto di vista è comunque un film compiuto, ha ricevuto un certo spessore a livello di pubblicità, cosa che è andata molto scemando per gli altri classici degli anni 2000, nel senso che cose come Chicken Little, Bolt, Atlantis, Il pianeta del tesoro, Le follie dell'imperatore, hanno tutti avuto una visibilità limitata. Secondo me è successo un po' quel gioco del le novità non so se funzionano perché non so più se sono adatto al mercato attuale, quindi rilanciamo i vecchi prodotti di successo e amplifichiamo nel marketing e vediamo come va. Quello che la Walt Disney dal mio punto di vista ha fatto, infatti, è più o meno da allora che si riconosce il brand del marketing della serie delle principesse. Che siano tutte principesse o meno è un altro paio di maniche, ma è il gruppo di riconoscimento. È stato rilanciato quello, soprattutto sui grandi classici e le animazioni degli anni 90, stati rilanciati in DVD, spesso anche ridoppiati alcuni grandi classici, sono stati lanciati dei seguiti che tuttavia secondo me hanno anche contribuito un po' al discredito della casa. Non soltanto perché a me non piacciono particolarmente, ma il fatto di mandarli in un video e di curarli molto meno non ha di sicuro contribuito alla fama. Concorrenza, marketing impuntato sui classici più vecchi e poca visibilità ai classici nuovi, che come pubblicità potevano vantare al massimo le sorpresine nel McDonald's, tipo Chicken Little, mi ricordo molto bene io. Anche se al McDonald's non ci andavo molto, però mi ricordo le pubblicità. E non fa molto bene a un brand limitare le proprie vedute, che può essere stato un errore della Disney, come no. La Walt Disney Animation Studios non ha di sicuro puntato a ottenere dei flop con le produzioni di lungometraggi negli anni 2000. Non è una branca di stupidi, anzi, è una casa con una ampissima tradizione di animazione e che probabilmente ha avuto qualche problema ad aggiornarsi. Mentre le tematiche proposte da DreamWorks, la casa di produzione dell'Era Glaciale, che non mi ricordo al momento, però non importa, e anche dalla 20th Century Fox, che ha lanciato qualche lungometraggio, magari partendo da delle serie animate americane, anche no, vedi Anastasia. Al contrario di queste, che iniziavano a proporre delle tematiche un po' diverse e un po' di presa in giro, di rivolte a prendere in giro quella stessa tradizione classica fiabesca che era stata coltivata fino ad allora,
E la Walt Disney Animation Studios non ha trovato il modo di aggiornarsi, non immediatamente, che era andata a penalizzare perché ha deviato l'attenzione verso altre case cinematografiche e ha perso un po' di credibilità. Grazie, tra virgolette, ai seguiti, grazie appunto a dei classici che non erano più adattabili a tutta quanta la famiglia, non erano, erano, si rivolgevano a un target deliberatamente più basso, perché comunque Bolt, Chicken Little, cose del genere, non avevano più quell'elemento stimolante anche per i più grandi, provocavano un certo moto di tenerezza, ma quello era quanto. E sinceramente li ho trovati un po' poco appaganti da vedere. Però è la mia personale opinione. Allorché in questo ambiente, perfino dei classici che potevano essere buoni come dinosauri, anche se a me personalmente non piace, ma è un fatto appunto di gusti personali. E le follie dell'imperatore, l'isola del tesoro, e l'isola del tesoro, certo, il pianeta del tesoro e Atlantis non hanno avuto quel riguardo che potevano avere. Sono delle storie comunque strutturate in maniera da potersi adattare a un pubblico decisamente vasto. Però allo stesso tempo non sono state valorizzate. Il primo che si è cercato di valorizzare leggermente di più, ma senza esagerare, è stato la Principessa Ranocchio. La Principessa Ranocchio ha, diciamo, segnato l'inizio del cambiamento per casa Disney. E anche perché le cose con la Disney Pixar, che nel frattempo aveva suonato un sacco di capolavori, tutti meritevoli dell'Oscar di animazione che a suo tempo era stato creato per premiare cose tipo i prodotti Disney, tra parentesi. Dopo aver sfornato cose tipo Ratatouille, Cars, Up, Wall-E e tutta quella meravigliosa sequela di capolavori, perché nonostante anche con qualche alto e basso, la Pixar ha sfornato prevalentemente capolavori, la cui credibilità non è ancora stata messa in dubbio, e anche coi seguiti. La Disney è arrivata appunto sulla scena con la Principessa Ranocchio cercando di proporre una cosa alternativa e ha cercato di attirare l'attenzione del pubblico proponendo una storia un po' variata in un ambiente nuovo, moderno, con dei protagonisti che nonostante tutto potevano essere diversi dagli stereotipi lanciati fino ad allora, anche se c'era il principe, se c'era un po' l'idea della fiaba di fondo, però è molto rimodernizzato, messo in chiave jazz, in chiave un po' da New Orleans, che fa molto piacere, le colonne sonore sono spettacolari, è curato molto molto bene, secondo me, anche a livello di animazione e anche con l'aiuto ovviamente di tecniche molto più moderne, però in 2D. E ha ricevuto un'accoglienza molto molto tiepida, cosa abbastanza strana perché l'investimento in questo caso era stato maggiore nella pubblicizzazione, ma anche qui come marketing ha ricevuto una cosa ancora un pochino limitata ed è stato un flop al botteghino, perché questo non è da dimenticarlo, è stato un flop la Principessa Ranocchio, per quanto io l'abbia adorato e presumo anche tanti di voi l'abbiano potuto apprezzare. Poi il cambiamento è arrivato con tutta la pubblicizzazione per Rapunzel. Rapunzel innanzitutto era in tecnica computerizzata, è il 50° classico, è assolutamente il turning point, quello che doveva essere il giro di boa della Disney, in cui la casa di animazione ha riversato tutti i propri sforzi, anche a livello di marketing è stata fatta una cosa straordinaria, una cosa allucinante, con le nuove tecnologie, giochi, un marketing dietro e tutto un apparato che ha finalmente permesso il recupero di terreno, e un recupero di terreno non indifferente, che ha continuato con Wreck-It Ralph, anche se pure quello secondo me ha ricevuto un'attenzione minore a quanto avrebbe meritato, e poi con Frozen. Frozen è l'apoteosi di casa Disney, della nuova casa Disney, diciamo. E secondo me, però, l'attenzione che è stata portata su Frozen in tutto e per tutto è anche dovuta all'entusiasmo di aver recuperato un po' questo primato, con cui finalmente ha vinto l'Oscar per miglior lungometraggio d'animazione, cosa che non succedeva da 1.000 anni, non so nemmeno se dalla creazione dell'Oscar casa Disney sia mai riuscita a vincerlo.
Ho controllato adesso rivedo l'anno, dal 2002, in cui l'anno in cui il premio Oscar per il miglior lungometraggio d'animazione è stato istituito, e abbiamo una prevalenza di Disney Pixar, diciamo, come di Pixar prevalentemente, e come vincitori. Qualche esempio fuori, tipo Shrek, o tipo altre cose per la DreamWorks Animation, come anche La città incantata, che è animazione giapponese, Miyazaki, quanto amo quell'uomo. E il primo film ufficialmente Disney a vincere l'Oscar è appunto Frozen nel 2013, comunque quest'anno, quello appena trascorso. E non è un risultato indifferente, anzi. Soprattutto marca questo periodo buio del successo ormai in discesa della Disney, e invece il suo recupero. Tant'è che secondo me con questo giro di boa la Disney è un po' a rischio, nel senso che ha pubblicizzato tantissimo Frozen, che comunque fa parte dei classici d'animazione, e tuttavia sta lasciando un po' nell'ombra altre cose. E ha messo molto in rilievo la produzione di Maleficent, come anche di qualche altro film, tra cui Save Mr. Banks, che in realtà qua in Italia ha avuto molto poco eco, ed è un peccato perché è un gran bel film. E però sta un po' cedendo sulla pubblicizzazione, del successivo classico d'animazione. E presumo succederà una cosa molto molto simile a quella che è successo a Il 51esimo classico. Il 51esimo classico è un lungometraggio di Winnie the Pooh, in Nuove avventure nel bosco dei 100 acri, ed è succeduto a Rapunzel, anche lì un enorme successo, anche se non come Frozen dal mio punto di vista. E ci sarà un nuovo classico di animazione in uscita quest'anno, Big Hero 6, di cui, che io sappia, non ci sono ancora trailer, di cui però non si sta affatto parlando. Perché? Perché si sta cavalcando l'onda di Frozen, e penso possa succedere una cosa molto simile a quella che è successa con Rapunzel, ovvero Disney non impara mai. Però pazienza, un po' staremo a vedere. Questo è più o meno lo scenario che secondo me si è prospettato dopo il grande boom dell'animazione degli anni 90, quella che tutti amiamo, quella che in realtà si sta anche un po' perdendo, perché attenzione, stiamo perdendo alcuni dei classici, motivo per cui li stanno rilanciando al cinema. È sempre quella la tecnica, se notate. Sono un po' critica verso queste metodologie, però boh, questa è più o meno la mia opinione. Non mi sono basata su statistiche, ok, questa è prettamente solamente quello che penso io, e ci terrei anche a sapere voi un po' come l'avete percepito questo passaggio di testimone da classico a classico. So che molti di voi hanno apprezzato anche i classici un po' più lasciati nell'ombra. E tra l'altro mi sono dimenticata di citare Lilo e Stitch. Lilo e Stitch molto bello, quello un pochino più commercializzato. Ditemi un po' quello che ne pensate, secondo voi anche cosa può aver contribuito a queste problematiche, e se effettivamente la Disney continuerà a sfornare capolavori, oppure invece che a un giro di boa è arrivata a un punto di rottura. Non è da escludere, perché io spero sempre che non molli, che non molli adesso che sta recuperando terreno, ma il passato un po' va controcorrente. Dimentichiamoci anche che ci sono stati vari flop dei classici degli anni 80, prima di recuperare con gli anni 90, quindi è normale che ci siano alti e bassi, però la storia insegna che si possono ripresentare anche molti bassi dopo enormi successi, oppure che alcuni film ritenuti prima dei flop vengano fortemente rivalutati. Vedi La Bella Addormentata nel Bosco. Fatemi sapere un po' quello che ne pensate. Questo è stato un fail un po' anomalo, perché non era tanto di presa in giro quanto un po' più analitico, però tornerò molto presto, e anche con un video penso sugli stereotipi, ma è un'idea. Ci vediamo presto anche con un vlogghino. Ciao! Intanto c'è gente che passa fuori dalla mia finestra e mi guarda male.